Una sala consigliare gremita quella di ieri pomeriggio per l'atteso appuntamento sul tema del percorso olimpico che ha aperto le porte al primo confronto pubblico organizzato dalla vigente amministrazione come annunciato in campagna elettorale. Con il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi c'erano infatti gli attori principali di questa partita e quindi il vice ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Alessandro Morelli, l'AD della società Infrastrutture Milano Cortina Luigi Valerio Sant'Andrea ed Elisa De Berti, vicepresidente assessore Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto. Diciamo, è stato un primo incontro e mi auguro e da parte mia ci sarà la volontà per crearne altri in maniera tale da avere un confronto sempre con la cittadinanza, magari la prossima volta cercheremo di farne magari più specifici su temi in maniera tale da riuscire ad avere una completezza su quella che è l'informazione, ma appunto il primo, ma non sicuramente l'ultimo, ci rivedremo spesso. Di certo uno dei punti focali che tanto sta animando il paese da un pezzo è la realizzazione della pista di bob e la questione tempi di realizzazione delle opere. Sono state definite delle priorità da avviare con grande tempestività, tra questi lo sliding center di Cortina, ma in parallelo si sta portando avanti anche tutti quegli interventi, per esempio di infrastrutturali come la viabilità, che da tanti anni si attendono, ancorché programmati, progettati, finanziati e autorizzati qui nella Conca. Per il governo la pista di bob è irrinunciabile per l'evento olimpico e si farà. Poi un commento sul nuovo avvicendamento ai vertici di Fondazione Milano Cortina. La pista di bob è un grande regalo attraverso il quale questa provincia, l'intero bellunese, cambierà il volto della sua figura infrastrutturale, migliorando la qualità della vita di tutti quanti, degli ampezzani, ma anche dei turisti. Entro le prossime settimane, i prossimi mesi, ci sarà il nuovo amministratore delegato della Fondazione. La Fondazione ha un compito fondamentale. Purtroppo, se si è arrivati a questo punto, è perché evidentemente si sono riscontrate delle inefficienze. Diciamo che voltiamo pagina, guardiamo avanti con un obiettivo che deve essere però comune, l'obiettivo degli ampezzani, dei valtellinesi, dei veneti, dei lombardi e degli italiani.